naturalmente le telecamere dell'ente fiera e tutti gli amici degli stand sono pronti per ricevere il campione del mondo, il campione olimpico, scusa, il campione olimpico Silvio Faber. Thank you.
tu Israele hai sentito parlare in altre circostanze? No, veramente no, non conosco questo modo girato, se non mi ha chiesto. Ah, beh, ecco, allora abbiamo un rapporto. Lei avete città? Sì. Non ha parenti, amici, nipoti, su 10, 12, 15 anni che siano intenzionati a venire al vostro istituto? Niente? Va bene, la ringraziamo. Adesso passiamo a quest'altra signorina qua. Vediamo cosa ne pensi di questo istituto. Questa è una prof, una collega. Vediamo cosa ne pensi di questo istituto. Io penso che abbia fatto un lavoro molto interessante, un lavoro molto valido. E che molte ragazze verranno. La pubblicità è l'anima del commercio, dico. L'opinione di qualche altro suo conoscente a proposito di questo sistema. Si tratta qua e si tratta la conversata, non ne pensa? Ho sentito che ha fatto l'espressione questo che i ragazzi di Giordano riconoscono perché si è là. Qual è stata l'impressione dei ragazzi? Come detto i ragazzi? I ragazzi hanno partecipato a un campagna entusiasta. Bene, la ringraziamo, grazie. Franco Brighenti, vieni qua. Franco, vieni qua. Ah, bene, siete fortunati allora. Perché è un'esperienza particolare sulla giornata. Bene, cominciamo da te, come ti chiami? Classe? Terza D, quindi che indirizzo? L'hai scelto tu o te l'ha fatto, te l'ha consigliato qualcuno? No, l'ho scelto io. Come mai? Mi piace baciare. E che devo fare? Devo mica la devo baciare. Mi piace le mie. E qual è la materia che ti piace di meno? Quella che ti piace di più? Il professore più simpatico? Maglietti. Per italiano mi sembra Maglietti. Sì. E perché è più simpatico? Più simpatico di me. Poi perché ti porto in Sicilia? Bene. Senti, come conti di fare una volta tutta la vita? Scuola ha fatto questo step. Secondo te come ti chiami? Samantha. Fai la stessa classe? Sì. Quindi è?
terza? Terza di oggi. Terza di controllare solo sapere. Allora, tu, Samantha, quello stavo dicendo, secondo te perché è stato arrestato questo momento? Per far pubblicità alla scuola. Fare pubblicità? Cosa vuol dire? Perché ne ha bisogno di pubblicità, secondo te Giordano da solo non riuscirebbe a andare? Però? Per la pubblicità? Perché è importante? Mi piacerebbe essere al posto di anche perché c'è il turismo, quindi... Una volta ho subito di prima di terza, abbandono. E dopo struttura di lavoro... Tu lasci la scuola? Continui. Ora ci vediamo per tutto. Arrivederci. Allora, auguri, arrivederci. Fermati che c'è il mio. Fermati che c'è il mio. Dai. Beh, non credo.
quindi questo siamo prodotti. Il più buono è un appartamento, il nostro stanno regalando il microfono, e non allontanate, spettacolo per sempre, spettacolo. In casa, attenzione, attenzione, fra due minuti partirà il balletto di aerobica dell'Istituto Professionale Giordani. Pronte ragazze? Pronte? Attenzione, attenzione, tra due minuti partirà il balletto di aerobica del progetto Giovani, attività integrative dell'Istituto Giordani. Forza ragazzi, ci siamo, scaldatevi. Qualcuno? Thank you.
forse un secondo fine, cioè quello di far scoppiare la testa. No, poi a dire la verità, le grotte io non vado all'orario scolastico, perché sono partito dopo, quindi la scuola, e vado all'orario serale, con i studenti, e se invece anche si trovano per entrare. Thank you.
anche loro ai banchi. E adesso, attenzione prego, comincia la lezione.